Ciao a tutti da streamhard.com, quest'oggi facciamo un rapido unboxing del nuovo mouse Cougar 450M, nuovo mouse da gaming di Cougar che va a ricoprire la fascia media del mercato e partiamo dall'analisi della confezione che presenta nella parte frontale un'immagine dall'alto del mouse, il logo Cougar e alcune specifiche tecniche sul prodotto stesso. Inoltre, ci sono dei bollini che ci indicano che il mouse è dotato da tecnologia RGB, quindi possiamo scegliere tra 16,8 milioni di colori per quanto riguarda l'illuminazione di LED. Abbiamo il software UX di Cougar, che permette di gestire l'ecosistema delle periferiche Cougar tramite un solo programma. Quindi il software che troviamo per il 450M è lo stesso anche per quello delle tastiere, degli headset oppure degli altri mouse Cougar. Nella parte posteriore invece abbiamo altre immagini del prodotto e ci spiegano le funzioni dei vari pulsanti che troviamo sullo stesso e delle specifiche tecniche un po' più corpose e scritte in varie lingue. Su quest'altro lato invece abbiamo un'immagine del laterale del mouse con delle specifiche tecniche dello stesso. Su quest'altro lato invece alcune didascalie che ci spiegano alcune funzioni del mouse. Inoltre che questo mouse è dotato di un design simmetrico e quindi adatto sia per mancini che destri. Apriamo la confezione e troviamo allora il bundle che è composto semplicemente da manuale di installazione rapida e degli adesivi Cougar. E poi abbiamo il mouse che riesco a liberarlo. Che come possiamo vedere presenta una colorazione lucida, quindi se non vogliamo un mouse su cui rimangano ditate o polvere e vediamo questo prodotto, però per il resto ha un design davvero aggressivo, infatti presenta una colorazione nera e verde, che richiama un po' la colorazione di altre aziende sul mercato. Abbiamo allora il classico clic sinistro e destro, lo scroll che presenta, che è interamente gommato, quindi offre un ottimo grip. Abbiamo il pulsante centrale per lo switch on the fly dei DPI. Fino a tre switch possiamo fare tre switch, quindi possiamo passare per esempio da 1000 a 1500 a 2000 e poi si ritorna indietro. Poi abbiamo sulla parte posteriore il logo Cougar che questa volta a differenza del 550M non è stampato ma è trasparente per far passare la luce dei LED che sono RGB. Poi abbiamo i lati che sono identici. Quindi abbiamo questa texture a nido tapio per offrire un buon grip, ma non è gommata. E poi abbiamo il click avanti e indietro che ritroviamo anche su quest'altro lato e cui possiamo assegnare diverse funzioni perché sono programmabili tramite software. Inoltre il mouse, come possiamo vedere, è di piccole dimensioni, non è enorme. Infatti è predisposto maggiormente a una presa finger o claw grip. Poi per la parte inferiore del mouse troviamo la parte in plastica di colore verde, abbiamo questo piccolo adesivo che ci rimanda alcune specifiche del sensore, e poi abbiamo i tre piedini in Teflon di grandi dimensioni che assicurano un'ottima scorrevolezza al mouse. Il sensore ottico ha un nome un po' particolare, cioè un po' lungo, PMW3310DH. È un sensore ottico che assicura ottime prestazioni. Inoltre, abbiamo questa piccola particolarità della parte inferiore. Abbiamo lo scroll che è visibile anche da questo lato. Inoltre, dentro questa nicchietta presenta un LED che si illuminerà quando il mouse sarà in funzione e ci permetterà di illuminare anche tramite questo foro, di illuminare anche il mousepad. Cioè, non è funzionale qualcosa, è solamente una cosa estetica, però
lo segnaliamo uguale perché comunque è un bel effetto. Poi abbiamo il cavo, sempre in treccio di tessuto, come quasi tutti i mouse di una certa fascia, è monocolore, quindi monocolore nera, ed inoltre al tatto sembra molto resistente, ma anche abbastanza flessibile, quindi si adatta facilmente alla forma che gli vogliamo dare. Poi abbiamo il connettore con il logo Cougar sullo stesso, placcato in oro. Quindi possiamo dire che per questo video unboxing è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta del 450M che trovate sul nostro sito web istreamhardware.com e dallo staff di Istreamhardware un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!